Boni, il famoso direttore dei monumenti di Roma a cavallo tra 8 e 900, sepolto proprio in cima al suo palatino. Oggi il vivarium, da lui creato con tanta passione, rivive in una forma diversa ma non meno suggestiva, un caleidoscopio di colori fatto di 167 varietà di rose, sostituite nella loro quasi totale interezza rispetto al roseto che era stato realizzato nel 1960. Il tutto allietato dai giochi d'acqua della vicina Fontana dei Papiri, riallestita per l'occasione in stile ottocentesco con tanto di vaporizzazione e suggestioni musicali. Queste sono delle rose che seguono un percorso proprio della storia della rosa, quindi dalle antichissime rose europee, galliche, quelle di cui parlano gli antichi, ne parla Plinio, ne parla Columella, ne parla Virgilio, e delle antichissime rose cinesi. Ultima arrivata, dopo una lunghissima ricerca, è quella che è stata nominata Augusta Palatina. Destinata a diventare la regina del vividarium, non poteva che nascere da un ibrido tra due rose antichissime, una gallica e una tuscany. Per via delle avverse condizioni climatiche di un maggio davvero fuori dagli schemi, Augusta Palatina, fiorita qualche giorno fa, deve ancora schiudere gli altri boccioli e si presenta ora priva di fiori. Un evento che rende ancora più concreta la volontà del Parco Archeologico del Colosseo di dedicare la rosa a Greta Thunberg, l'ormai celeberrima sedicenne attivista svedese che ha fatto della lotta ai cambiamenti climatici il suo credo, chiamando a raccolta i giovani di tutto il mondo.